Ciao ragazzi, bentornati, da un po' che non ci vediamo, scusate la lunga assenza, ma fortunatamente sto lavorando tanto quest'estate, non ho veramente avuto proprio tempo materiale per fare video o altre cose. Oggi però faccio un'eccezione, anche perché ho trovato una mezza giornata libera, fortunatamente, e volevo non fare una presentazione o roba simile perché non sono in grado, ma volevo solo mostrarvi il mio ultimo acquisto, che è uno forse dei più azzeccati degli ultimi anni, che è una delle mie prime pedaliere multi-effetto, come qualcuno avrà visto qualche giorno fa, che è la Zoom B6, che ho preso perché conoscevo già la Zoom, la B2, se non mi ricordo male, che avevo tantissimi anni fa e mi ci trovai bene. Ovviamente ci sono anche altri prodotti che non lo so, ma forse sono anche diciamo più adatti per determinate situazioni. Nel mio caso ha tutto quello che mi serve e tra l'altro mi sembra veramente un oggetto completo e fatto bene. Allora, una delle cose che a me piace di più per ora, per quanto poco ancora l'ho utilizzata, è lo schermo. Ovviamente touch, quindi si può aggeggiare col ditino e soprattutto si legge bene, molto chiaro, molto semplice e intuitiva. Allora, perché ho preso questa? Perché a parte, come vi dicevo, che conosco la Zoom, mi ha colpito qualche elemento in particolare, come ad esempio questa parte qui, diciamo che sono due ingressi per due strumenti diversi. Quindi, nel mio caso, ad esempio, quando uso basso e contrabbasso elettrico, in uno inserisco tutta la mia catena, quello che è di tutti i bassi, fretless, fretted, eccetera. E nell'altro ci metto il contrabbasso elettrico, mi faccio le mie regolazioni, le salvo e poi con un semplice switch passo da uno strumento all'altro. Questo per me è già un capolavoro clamoroso. Seconda cosa, ovviamente ci si può attaccare chi suona basso e chitarra, chi suona basso, botte ci attacco il sintetizzatore, eccetera. Seconda cosa, mi si è bruciato un mesetto fa l'accordatore della TC Electronic, purtroppo per una pioggia abbastanza forte, e quindi avrei comunque dovuto spendere dei soldi per riacquistarlo. Qui ce n'è uno integrato che praticamente mi sembra veramente molto molto ben calibrato. Tra l'altro ha più possibilità di regolazione. Ora io ancora questo non l'ho visto, quindi passo oltre, però è comodo ovviamente anche perché premendo si interrompe diciamo il suono e in situazioni live per accordare è il top. Poi diciamo questa più o meno è la schermata che appare quando si accende la prima volta, ovviamente c'è una patch, spero si dica così a caso, sì. E vi volevo far vedere le principali caratteristiche. Allora, qui abbiamo il bypass, che sarebbe un pulsante che appunto bypassa gli effetti o bypassa tutto, quindi anche preamp, regolazioni varie, equalizzazioni, eccetera. Qui abbiamo quattro tipi di DI, sono chiamate. Ora io non sono molto ferrato in materia, pensavo fossero più preamp, però l'hanno chiamate DI. Sono due valvolari, vedete, e due solid state. Altrimenti elimino
questa cosa della DIA e vado diretto, vado oltre. Allora, in questa parte qui si seleziona quello che vogliamo modificare o utilizzare. Ad esempio, c'è un'altra cosa molto bella, molto ben fatta, diciamo, che è la Loop Station. Non so quanti di voi la utilizzano, l'hanno utilizzata in passato, ma io avevo quella rossa, pedalino rosso, ora non mi viene in mente il modello, che pagai tanto, diciamo tanto, e qui ce l'ho integrata e funziona da Dio. Ora non ho tempo per provarla, vado un attimo avanti, però è veramente fatta bene. C'ha tanta memoria, è possibile espanderla, eccetera, eccetera. Poi, memory, non mi ricordo ancora cos'è. E qui magari molti di voi sono più ferrati. Ci sono i bank, credo si dica bank, che sono gruppi praticamente di effetti, di 4-5 effetti, mi sembra. Quindi, con questi due pedali io passo da diciamo da un bank all'altro, sono divisi per amplificatori, qui c'è Legends, stili musicali, eccetera. Quindi vedete, passo da di 4 in 4, sì. Mentre i pedali delle patch vanno di 1 in 1. Ovviamente tutto è modificabile, tutto è. Ad esempio, se la 1 la voglio sull'80, è tutto spostabile, eccetera, eccetera. E andiamo a vedere un po' le caratteristiche un po' più dettagliate, diciamo. Allora, qui si apre il menu, che come vi dicevo prima è molto intuitivo. Vedete, ci sono tutte le regolazioni per modificare gli effetti, modificare le patch, l'ordine degli effetti. C'è anche una cosa molto utile per studiare, che sono i loop di batteria. Ci sono anche c'è la possibilità di importare delle patch, tante altre cosine interessanti. Sì, qui si regola l'uscita, l'equalizzazione, volume generale, che qui oltretutto in più c'è una specie di master, un volume generale, diciamo. Si può utilizzare come scheda audio, come sto facendo praticamente io, anche se ora devo entrare in questa, però con l'USB si va direttamente nel computer, quello che è, e anche quella funziona benissimo. Allora, torno indietro, vi faccio vedere come si fa, anzi, quali sono, diciamo, gli effetti disponibili. Facciamo aggiungi effetto e abbiamo tutta la lista dei tipi di effetti, eccetera, che ci sono divisi, vedete, riverberi, pedali, delay, amplificatori, casse, eccetera, eccetera, preamp, distorsori. Ovviamente, entrando nelle varie categorie, hanno dei nomi che comunque si capisce un po' cosa vanno a imitare. Ad esempio, il bass OD è uno dei distorsori, cioè un simulatore di uno dei distorsori più famosi. Poi ci sono i fuzz. Eccetera. Poi un'altra cosa che ho trovato molto utile sono appunto i simulatori di amplificazioni, amplificatori. Cioè, vedete, Ampeg sarebbe AG, cosa potrebbe essere? Trace Elliot, l'Acoustic 370, Mark Bass, c'hanno un po' dei nomi credo inventati, ma che fanno capire un po' quali sono i legittimi amplificatori veri a cui fanno riferimento. Poi ci sono i cabinet,
quindi altri simulatori di casse, di amplificatori, anche qui divisi per modelli, diciamo, l'acoustic 1x18, 3 Selliot, 4x10, Mark Bass 2x8, Tweeter. Ora questi ancora non li ho utilizzati. Modulation, tremolo, phase, c'è veramente un sacco di roba interessante, chorus, tutta roba che mi dovevo portare con pedali separati, e qui ho tutto, diciamo. Ah, vi faccio vedere come si modifica. Mettiamo un chorus a caso, qui c'è tutte le varie regolazioni dell'effetto. Si può mettere che salva automatico o che, se volete, se preferite, salvare voi manualmente. Poi, da qui si torna nella schermata generale, che ci dice quali pedali abbiamo messo in questa determinata patch, e con questo pulsantino si decide con quali pulsanti, diciamo, chiamiamoli così, si va a selezionare, accendere, in poche parole, o spengere un determinato effetto. Vedete, si illumina ovviamente. Come dicevo, ci sono milioni di regolazioni, di possibilità sonore. Andiamo a provare qualche effettino. Andiamo a vedere quelle un pochino più interessanti. Ecco, questo è un chiaro riferimento, secondo me, a Giacomo. Dite, c'è un chorus, delle regolazioni che risaltano, gli armonici, insomma. MM secondo me sta per Marcus, non so se si può dire, però è abbastanza indicato per lo slap. Sono una frana. Anche questo è un chiaro riferimento a un gruppo molto bello. Avrete capito meglio di me. E ci sono questi simpaticissimi effetti. Che a me piacciono tantissimo. Questo mi ricorda molto le molli quando iniziano a parlare e non si fermano più. E noi rispondiamo. Distorsore.
grave. Ora provate tutti, ci starei 6 ore. Se vi piace più la chitarra, ma avete sbagliato, avete comprato un basso, più o meno. Questo credo sia più da fretless, vediamo un attimo. Io mi sono fatto una patch appunto per il fretless, dove ho messo questo ZNL che mi leva un po' di rumore quando ce n'è e non cambia il suono, quindi mi fa molto comodo in live. Poi un boost per i soli, un reverbero e un chorus. Mi serve molto quando appunto sono fretless in live. Allora, ragazzi, questo più o meno è quello che avevo da dirvi, anche se probabilmente sono scordato qualcosa, quindi se avete altre domande e curiosità, perché magari avete anche intenzione di acquistarla, io sarò ben lieto, soprattutto tra un paio di settimanette, di rispondere a tutti nel modo più comprensibile possibile, anche se vi ricordo che io sono quello che con le parole non è molto ferrato, però cerco di essere sempre semplice. Un saluto a tutti quelli che mi hanno seguito negli ultimi mesi, l'anno scorso, eccetera. Tutti quelli che comprano, hanno comprato i miei libri. Tra l'altro ho pubblicato da pochi giorni una raccolta di 60 trascrizioni di Flea. Sì, la notte, quando finisco di suonare, metto a fare le trascrizioni, che trovate sempre sul mio sito www.igorsardi.com. Ci vediamo tra pochi momenti, diciamo siamo agli sgoccioli del tour estivo e poi riprenderemo con un po' di video, con tante novità, eccetera. Un grande abbraccio a tutti e alla prossima.